dello Spirito Santo, un bacio a Gesù. Gesù sì nella mia mente, Gesù sì nelle mie labbra, Gesù sì nel mio cuore, amen. Guarda un po' cosa ho ricevuto. Ho ricevuto Nivea, questo più grosso, di recipiente. Questo qua è un po' più piccolo, vedi? Guarda un po'. Questo qui. E poi un'altra crema idratante. Due. Una, questa qua. Un'altra crema antirughe. E poi ho ricevuto un'altra di questa. Un'altra crema di questa, perché questa crema viso buono idratante. Questa qui è per andarci a dormire. Quell'altra è per mettersela di giorno. E poi anche questo qui. Questo qui è un dopo barba profumatissimo. E ringrazio chi è che me l'ha dato. E adesso mi taglio la barba con questa. Con questa qui, che ancora la devo finire, piccolina. Però è eccezionale, questa schiuma è eccezionale. Guarda, prima bisogna sbatterla, poi a posto, basta così, ne basta poca. Guarda, e ti faccio vedere col pennello, bisogna imbeverlo con l'acqua del pennello. Una volta imbevuto con l'acqua il pennello, si propaga la schiuma in tutto il viso, perlomeno in quasi tutto il viso. Guarda, molto bene. Fa conto che è di prima mattina, sto lavoro. Bisogna farlo. Alzarsi di buon'ora. Guarda un po', la lametta, ecco, mi sono tagliato, guarda un po', mi sono tagliato qui, guarda che roba, guarda che sbocco di sangue già, sta lametta fa schifo. Che miseria, guarda che roba. Allora, fa una cosa, va? Prendo altre lamette, la prendo nuova. Questa è veramente usa e getta, non vale niente. Le sbrega e basta. Queste le lamette solo quando sono nuove funzionano bene, se no se sono usate bisogna buttare via e basta. Guarda che sbrego della pelle che mi sono fatto stamattina, l'ultima cosa che pensavo era farmi uno sbrego. E niente, le lamette sono importanti, la schiuma è importante, però anche la lametta sarebbe importante a comprarla con 4 lame. Guarda come mi sono ridotto la pelle,
te sei contenta e contenta, vero che mi sono tagliato? Spero di no, spero di no. Sbrego, un altro buco, guarda che roba. Niente, queste lamette fanno proprio pena. Oppure te dirai, te fai pena a tagliarti la barba, te fai pena. Può essere, sì, sicuramente so anche io, però la lametta non è da poco, vedi? Non ti puoi sempre lamentare, ma te c'hai ragione, sta calmo. Niente non è, non ti puoi sempre lamentare. Ora gli sbrighi mi sono fatto. Sbocco del sangue. Niente, lo sai cosa dovevo fare io? È giusto. Devo usare un po' di schiuma, quanto me ne pare, tanto me la devo mettere così, a posto. Le smanate me le devo dare, la devo svegliare sa pelle, la devo svegliare. Il pennello di Raffaello ci fa una pipa col pennello. Fa una pipa col pennello io. Il pennello di Raffaello. E poi devo prendere quest'altra lametta, questa qui che compra mio padre, che forse è meglio, eh. Questa usa e getta è meglio. Vedi come va giù bene. Ma è perché c'è più schiuma. Niente, devo usare più schiuma da barba, non c'è niente da fare. E devo cambiare la mette. Questo procedimento, non è posso prendere il pennello, ci hanno proraso i barbieri.
la schiuma pro raso. Adesso uso questo qui, come al solito. E nammi, sai quanto brucia? Brucia un bel po', eh? Visto che ferite che mi sono fatto prima. Beh, giusto, me lo devo tagliare contropelo, così. Adesso con il sapone emostatico e dopo questo procedimento metterò la crema idratante, questa qua, intesa. Adesso sì che mi sento fresco. Adesso sì che la pelle si è rinnovata, però è anche traumatizzata perché con quei sbocchi di sangue. A posto, io ti saluto e al prossimo video, il prossimo format, perché finché ho la roba per tagliarmi la barba, la schiuma, queste cose qui, faccio i format. Dopo, quando non ce l'avrò più, non le farò più. E grazie che mi hai seguito. Ciao. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, un bacio a Gesù. Gesù sì nella mia mente, Gesù sì nelle mie labbra, Gesù sì nel mio cuore. Amen. Oggi fa 19 gradi, quindi la neve nelle montagne si squaglierà tutta.
sono previsti 25 gradi in questi giorni e sta arrivando un'alta pressione importante dal Sudafrica. Partimo, andiamo a fare le cose, le consegne. E... ecco. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il segno di croce, famolo spesso, che ci fa bene. Ci fa bene il segno di croce. Dopo, quando non ci sarò più io, su internet, dopo voglio vedere come fai. Voglio vedere. Ha fatto un segno di croce. Perché ci vuole l'aiuto, oggi come oggi. Perché gli esseri si sono affidati al demonio, gli esseri umani. E se non ci hanno l'aiuto, noi la fanno affidarsi a Dio. Noi la fanno. Bisogna averci l'aiuto. Un aiuto importante. Gli esseri umani si sono affidati al demonio come loro Dio, purtroppo. E andiamo avanti a stento. Adesso ci si affida all'intelligenza artificiale anziché a Dio. Prima alla televisione, ai programmi televisivi, al cellulare, ai social network. Adesso all'intelligenza artificiale. Tu pensa, ce n'è sempre una. Ce n'è sempre una per evadere e distaccarsi dalla vita reale. Ormai la vita reale è un miscuglio con la vita virtuale, che ci allontana da Dio. Ci allontana da tutto quello che è sacro e ci porta nel profano. Nel materialismo, nel consumismo. È così, la realtà è questa. L'umanità si è allontanata da Dio. E va avanti a stento, infelice, insoddisfatta, delusa, disillusa, perché senza Dio, senza Gesù nel cuore, non c'è niente più da fa. Non c'è più santi che tiene.
Gesù, vieni a salvarci. Signore, vieni presto nostro aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Ecco, diciamo la coroncina della Divina Misericordia, affidandoci alla misericordia di Gesù, confidando in Lui. Guarda un po', affidiamoci a Gesù, l'unica nostra salvezza, con la coroncina della Divina Misericordia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morti, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero.
Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Gesù, confido in te, ora e sempre. Amen. Dio eterno, la cui misericordia è infinita, in cui il tesoro della compassione è inesauribile, rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché non ci perdiamo d'animo e non smariamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che amore e misericordia. Amen.
Gesù, vieni a salvarci. Signore, vieni presto nostro aiuto. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa a me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Diciamo un atto di dolore, mio Dio, mi pento, mi tolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i vostri castighi, molto più perché ho offeso voi infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo col vostro santo aiuto di non offendervi mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonatemi. Diciamo, spariamo 10 colpi contro il maligno, dicendo una decina del rosario, meditando i misteri del dolore. Una valle di lacrime è diventata sta vita, sto sistema delle cose, perché l'uomo si è dissociato dall'amore, per questo è diventato tutto così. Perché? Perché l'uomo si è dissociato dall'amore, si è diviso, si è allontanato da Gesù, unica nostra fonte di vita, fonte d'amore, fonte di felicità. Mistero, l'agonia nell'orto degli ulivi. Allora Gesù, mentre era nell'agonia agonizzante, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Tu pensa, agonizzante, sapeva quello che avrebbe dovuto fare e tutta la cattiveria dell'essere umano scagliata contro Dio in Gesù, eppure pregava pure di più di prima. E noi nei momenti difficili pregamo di più, oppure lasciamo perdere e bestemmiamo a rotta di collo e ci impregamo Dio contro Dio in continuazione? Sicuramente impregamo Dio contro in continuazione, perché ci crediamo che è colpa di Dio tutto quello che succede. Invece dobbiamo pensare che non è colpa di Dio, è colpa dell'uomo che ha allontanato Dio dal proprio cuore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dal Vangelo secondo Marco 4:1-20. In quel tempo Gesù cominciò di nuovo a insegnare lungo il mare. Si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli, salito su una barca, si mise a sedere stando in mare, mentre tutta la folla era a terra lungo la riva. Insegnava loro molte cose, con parabole, e diceva loro nel suo insegnamento: ascoltate. Ecco il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra, e subito germogliò, perché il terreno non era profondo. Ma quando spuntò il sole, fu bruciata, e non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde tra i rovi, e i rovi crebbero, la soffocarono, e non diede frutto. Altre parti caddero sul terreno buono e diedero frutto, spuntarono, crebbero e resero il 30, il 60, il 100 per uno. E diceva: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Quando poi furono da soli, quelli che erano intorno a lui, insieme ai 12, lo interrogavano sulle parabole. Ed egli diceva loro: a voi è stato dato il mistero del regno di Dio, per quelli che sono fuori invece tutto avviene in parabole, affinché guardino, sì, ma non vedano, ascoltino, sì, ma non comprendano, perché non si convertono e vengano loro perdonato. E disse loro: non capite questa parabola, e come potrete comprendere tutte le parabole? Il seminatore semina la parola. Quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola, ma quando l'ascoltano subito viene Satana e porta via la parola seminata in loro. Quelli seminati sul terreno sassoso sono coloro che, quando ascoltano la parola, subito l'accolgono con gioia, ma non hanno radici in se stessi, sono incostanti e quindi, al sopraggiungere di qualche tribolazione e persecuzione a causa della parola, subito vengono meno. Altri sono quelli seminati tra i rovi. Questi sono coloro che hanno ascoltato la parola, ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo e la seduzione della ricchezza, e tutte le altre passioni soffocano la parola, e questa rimane senza frutto. Altri ancora sono quelli seminati sul terreno buono. Sono coloro che ascoltano la parola, l'accolgono e portano frutto. Il 30, il 60, il 100 per uno. La spiegazione del Papa. Gesù ci invita oggi a guardarci dentro, a ringraziare per il nostro terreno buono e lavorare sui terreni non ancora buoni.
Chiediamoci se il nostro cuore è aperto ad accogliere con fede il seme della parola di Dio. Chiediamoci se i nostri sassi della pigrizia sono ancora numerosi e grandi. Individuiamo e chiamiamo per nome i rovi dei vizi. Troviamo il coraggio di fare una bella bonifica del terreno. Così facendo, Gesù, buon seminatore, sarà felice di compiere un lavoro aggiuntivo, purificare il nostro cuore, togliendo i sassi e le spine che soffocano la parola. Ecco. Adesso vado al gatto nero, grazie a Mikes. E lo ringrazio tanto, Mikes, però non si sente bene dal cellulare, ma si sente bene dalla videocamera, quindi faccio un documento con la videocamera, capito? Perché qui nel cellulare non si sente niente, l'audio è andato, è partito l'audio. Capito, baffo d'acciaio, ma tu mi senti adesso? Mi senti un po'? Mica, se prego, un piacere, sono contento di sponsorizzare. Vedi, qualcosa si sente? L'hai salutato a Federico? Federico, il gigante buono? Posso parlare forte qui. Alla Pangioni, Matteo, ci vuole il cellulare nuovo, fare una barra per Samsung Galaxy. No, non dura niente la batteria. Jet Black Pro a pulire il microfono. Già fatto. Sì. Allora, tagliatelle al cinghiale, penne alla norma, gnocchetti a ragù, spaghetti ai frutti di mare, arrosto con funghi porcini, caprese, scaloppina, limone, pesce spada alla griglia, fagioli, olio, limone, gelato misto, insalata mista, patate arrosto. Vino escluso. Io non trovo le tagliatelle al cinghiale. Sì, tagliatelle al cinghiale. Ciao Fabrizio. Ciao Abosulete. Verde Speranza. Riccardo, tagliatelle al sugo di cinghiale. E come ieri, più o meno come ieri. Arrosto con funghi porcini, scaloppina, limone, pesce, spada, sì. Fagiolini, olio, limone,
come ieri, proprio identico. Faccio il menù di ieri, c'è chiappo sicuro. Arrosto con funghi porcini. Poi fagiolini, olio e limone, gratin misto, insalata mista, e più l'insalata va stavolta. Patate arrosto, più l'insalata anziché le patate arrosto. Ciao verde rame, ciao. Ti aspetto un attimo che mi portano il menù. Dopo inizio. Certo, con microfono wireless a 15 euro potresti per farlo uscire. No Sergio, no. Come ieri. Sì, sì, come ieri. Tagliatelle, sempre le solite, arrosto con funghi. Contorno, ma contorno l'insalata. Tutto in inglese. Super Alex, sono tutti in inglese. O no? È in italiano, eh? Ho fatto ridere Super Alex. La voce di chi è? Del Papa a Ratzinger? Buon'anima. Ah, Papa Roncalli, ho capito. Cos'è l'intelligenza artificiale? Super Alex, ma perché si sente in inglese? Il messaggio in italiano, però se sente in inglese è strano, eh. C'è quattro ruote e una capanna, Fabrizio. Il messaggio italiano lo legge in inglese. Non si sa perché. Mi si è spento tutto. Non ci si può credere. Non ci si può credere sul cellulare, guarda. È incredibile. Ciao Matteo, sei a fare anche il controvideo? Sì. Faccio immediatamente allora. Senti, ho visto da invece da messaggio la foto della bambina. Si è bloccato tutto. Ho comunicato un attimo a quello Alessandro, quando abbiamo fatto la zona. Siamo a te. Grazie. La bottiglia di zio Alberto. Si è spento pure, pensa un po' quanto funziona bene questo cellulare. Mentre fuori live me si spegne. Però bisogna prenderselo con filosofia, così che fa.
qualunque cosa succede bisogna stare calmi e tranquilli. Secondo tempo. Prova. Ecco. C'è il prova. Niente, oggi non vuole funzionare internet, qui è un po' schermato, eh. E mi fa una bella magnata, non me ne frega niente internet, non frega niente proprio. Appena mi arriva il piatto di tagliatelle me lo godo. Oggi menù turistico dal signore. Per speranza prenderai di nuovo le tagliatelle? Certo. Certo, certo. Ciao Fabio. Tu guarda che belle luci anni 80 dietro di me, belle illuminazioni. Invece col cellulare si vede bianco, con la videocamera si vede arancione. Ciao Gatto Elio. Io vorrei sapere se Absolete vuole, come ha detto, invitare a me e Luca qui, in questo posto. Matteo, che oggi col menù buonissimo del Gatto Nero? C'è. Fa arrivare la prima. Il primo, dopo c'è. Voglio, ma non so quando riuscirò, ti scrivo in privato, amico Matteo. Va bene, va bene. Luca non vede l'ora di essere invitato da te, eh? Grande speranza, è spettacolare queste tende con i gatti, però erano più belle se c'era stampato Romeino. Ah, però questi gatti neri, Romeo e Grigio. C'è il parmigiano reggiano, non c'è il pecorino. Capito, Netta? Oggi c'ho particolarmente fame. Oggi c'ho fame e vorrei fare due pizze. Due
bis della pasta. Nel menù? Guarda, nel menù c'è gnocchetti a ragù, penne alla norma, tagliatelle al cinghiale, spaghetti ai funghi di mare, arrosto con funghi porcini, caprese, scaloppina al limone, pesce spada alla griglia, fagioli, olio e limone, gratin misto, insalata mista, patate arrosto. Un sacco di roba c'è. Uno volendo lo mangia tutto. Matteo, che bello, fan di Fero che sponsorizzano due gatti neri. Esatto, esatto. Prima Teo e poi Mites. Uno dopo un altro. F3, l'ho detto adesso quello che c'è. Però se non si sente non è colpa mia. Menù del giorno 24/1/2024. Pensa tu che roba. Siamo nel 2024. Emblema, ciao Matteo, buon pranzo. Ciao. Mica, speriamo sia tutto buono al massimo. Ma sicuramente. Ovviamente tu devi scegliere tra questi, tra queste cose devi scegliere. Mi gustava pure il pesce in spada alla griglia, senza sempre alla carne, la carne, però tanto anche il pesce. Oggi è mercoledì. Domani giovedì, pensa un po', la settimana è quasi finita. Riccardo, era meglio il pesce spada alla griglia. E mi sa che adesso che ci penso era meglio. Sempre la carne, sennò a stufare. Ti sei scelto per primo F3, mi dice, tagliatelle al cinghiale. Comunque ieri erano più veloci, oggi c'è più gente, va un po' più a rilento. Qui è sempre pieno al giorno, perché c'è questo menù turistico, è sempre pieno. C'è gli operai, c'è titolari, imprenditori, operai, quant'altro. No, non si può fare due piatti di primo e no il secondo, non si può fare. Ciao Alex, Netter. Emblema trova sempre un momento per esserci, pure in mezzo agli impegni di lavoro. È vero, Emblema c'è sempre. A mezzogiorno in punto, per giusto, almeno facevo prima, invece ci sono venuto a luna, tardi a luna. Emblema troppo gentile. Sì, Nether, c'è sempre l'estintore dietro di me, ci ha fatto caso. Eccolo qua. Dietro.
Hai preso anche l'antipasto? No, no, cos'è? Scherzo. Col menù turistico non c'è l'antipasto. Io Matteo so Vergaro vero, oggi mi mangio le lenticchie. Meglio di tutti la lenticchia. Meglio di tutti. Pasta alle lenticchie, pasta alle ceci. A me nessuno dei due. Nessuno dei due per me. Sì, scaloppino al limone. Scaloppino al limone a me. Spada o lo stesso? È dei petto di tacchino? Ho capito, Netter? Poirella, le lenticchie in umido con i pezzi di carne, una miseria che è buona. Fagiolini? Le lenticchie. Ah, tu il cece mangi? Vabbè, ognuno mangia quello che gli pare. Quello è vero. Mezza frizzata bianca. Leggermente. Ma scusa. Mangio pasta e ceci, poi piglio il cotechino. Madonna, quello è buono. Il cotechino è molto buono. Bel po' che non ci sentiamo. Non riempio sta pasta. Sì, no. Volevo un altro. Jack Black, il topo te lo mangi tu, dai. Te lo mangi tu il topo. Ancora c'è la pasta, mangiamo la pasta. Ti deve arrivare ancora il primo, Matteo, eh sì? Sto aspettando mezz'ora. Ci si fa tardi oggi. Dopo si è staccata la live 3-4 volte, si è staccata. E quindi di conseguenza volevo un attimo capire se eventualmente sarebbe possibile valutare questa cosa che faccia se ovviamente il bicicletto anche un mezzo nuovo andremo a succedere. Si fa tardi oggi. No, sono mezzi che costano, vai tranquillamente oltre i 250.000, francamente l'ho detto anche lui, non è il caso adesso di investire, anche perché poi ci sono altri già investimenti fatti, alterati, quindi non vorrei sommare sui conti. E poi soprattutto un problema è che questo mezzo viene utilizzato prevalentemente per lo spostamento macchina per la bici gamma, quindi non è importante, è importante che Luca è contento che mangia il gatto nero? No, è contento lui che ci viene lui, anche Luca. Quindi vorremmo un attimo capire cosa si può fare. Capito Abusulete? Luca è contento da venire lui, no che ci vado io. Ovviamente, oppure tutti e due, io e lui, io e Luca. Ah, certo, certo. Oggi ho visto un altro dirigente della RAI e gli ho detto, padrone, poi assume. Ah, se tanto stai lì a Roma, certo. Miche, se sei abbonato, grazie Miche. Che durata. No, il problema, lo sai, ci sono... Arriva. No, 120 è troppo. Ci sono altre nati, quindi vorrei un attimo, appunto, se noi allungassimo un po'. No, zio Leandro no. Zio Leandro non ci verrebbe mai qui.
solo nei compleanni di mio nonno, nei compleanni di mio nonno ci veniva. Solo i compleanni del nonno. Mica si è fatto una sponsorizzazione o una controsponsorizzazione? No, non credo. Una. Mica si è abbonato, non ha fatto, ieri ha fatto una sponsorizzazione. Il nipote del preferito di zio Leandro è Marco, si chiama Marco. Capito? Marco si chiama. E oggi ho aspettato mezz'ora al primo. No, non c'entra niente, sbaffo, non c'entra niente. È un altro Marco, un altro cognome. Allora, facciamo in questo modo. C'è una fame incredibile. Per stare tranquilli su 100.000, 100.000 di importo. Oggi solenti un bel po', e sì, Mikes, oggi proprio lentissimi, però c'è anche tante persone, c'è tanta gente. C'è le spese, poi c'è la spesa del fondo, presumo, le spese di istruttoria, tutto quello che è previsto. E poi così è. Paolone è andato per la terra, perché c'è un cinghiale. Guarda, ci sono grissini per l'attesa? No, solo l'acqua. Un mezzo che adesso tra virgolette è una situazione ancora di relativa tranquillità, perché l'inverno si lavora un pochetto meno, però adesso io ho poi un mezzo che... No, ma anche consideri che un motore che deve prima cambiato il motore, un mezzo, mi ha detto di provenienza francese perché è un man, quindi adesso sentiamo Annette, no? Per l'ordine, cosa dice? Se tutto va bene in un mese, un mese e mezzo completiamo e terminiamo il mezzo, quindi prima la facciamo, quindi Guarda un po', che bella posta. Oh, grazie Netter. Un po' che piatto abbondante. Un piatto abbondante. Gioia, la barra non serve a niente, sta barra lì, capito? Questa è fittizia, c'è da rimuoverla dal cellulare. Ah, che bel piatto di pasta, mamma mia, ti viene la colina in bocca solo a guardarla sta pasta. Che è anche quello, no, non si risolve quello.
Verde speranza, bravo Matteo, che non dimentichi mai il segno di croce prima di mangiare, come si faceva sempre un tempo. Sempre in segno di croce, sempre. Senza vergognarsi. Cucì col pollice. È buona sta pasta, buonissima. F3, chissà se Luca ha contattato Graziano. Ma pure nei confronti di io cliente, come con i prezzi, perché ti hanno detto qualcosa di sbagliato, come no? Tanto tocca aspettare il 15, tocca aspettare il 15 del prossimo mese. C'è stata molta attesa perché c'è tanta gente, capito? Però vale la pena, ha valso la pena questa attesa. È vero, dobbiamo essere orgogliosi, non vergognarci, il segno della croce ci distingue. Te Netter, se vieni al Gatto Nero, te prendi tre primi, tre primi. Andate a lei perché stanno facendo anche dei progetti, se non sbaglio, in Francia, non ho capito dove, e quindi poi non l'ho più risentito. Perché è previsto qualcosa? È più buona questa? Mille volte di più del Big Mac. Certo, vuoi mettere sa pasta qui col Big Mac? Non c'è paragone. Orella aveva detto purtroppo non è facile farsi il segno della croce in mezzo a tutti i lavoratori che fanno le bestemmie. Per me è facile invece. A me non mi frega niente dei lavoratori, dei titolari. Per investimenti da realizzare in Puglia praticamente. Quindi cosa prevede? Quindi prevede per la realizzazione. Non ci si deve vergognare. Emblema, ammazza, solo i miei messaggi non si leggono come sempre. No, adesso si legge, prima no. Che devo parlare piano, cioè le persone, capito? Non è che posso fare come mi pare. Se no si andava in un posto dove, un posto più ampio. Nautica da riporto, ma nautica di lusso, non per lavorare. Sì, loro fanno i gommoni, dai. Gommoni, no, solo gommoni. Solo gommoni. Gommoni, prezzo medio vai dai 250 in su, fino a 8 milioni. Welcome to the Black Cat. Menu of the day. Someone must for black shirt. Però se mandami lì. Black must for t-shirt 40,000 lira. Conoscenze la cosa. Tuttolando, non ho capito niente io. In inglese non ci capisco niente. Io capisco solo che sta pasta è buonissima e basta. Capisco solo questo. Non c'è?
scafi. Ah, il menù del gatto nero in inglese. Che zona ti interessa? Come lingua preferisci, l'inglese o il l'inglese? L'inglese. Verde Speranza che ha creato un mito con la voce della Befana. Peccato che per fare quel format, per creare quel format, sono cascato, sono caduto, ho avuto un incidente e l'ho lasciato perdere. Se non cascavo lo facevo bene. Si produce per lui. Fammi fare mente locale, vedo qua anche attraverso questo personaggio che conosco e vediamo un po', dai, va bene? Ciao Donato, grazie per l'informazione, ciao. Buonissimo queste tagliatelle, mamma mia, quanto buono. Piaciuto un bel po', mamma mia. Se gli facciamo concorrenza o meno. Questo sono commercialisti, sono che belle bottiglie, guarda, introvabili queste bottiglie. Ciao Dani, visto sta barra qui che non l'ha messa nessuno, aumenta a dismisura, visto che roba. Gattone Matteo, questo tutto a blu, poi uno specialista tornista della Fiat del Cassino. Ormai la Fiat non c'è più, la Fiat è stata venduta alla Chrysler, l'ha comprata la Chrysler. Che magnemo ho fatto, fatta finita. Il secondo te arriverà sto secondo. Speriamo bene, prima possibile.
Ti ricordi di quello che stava dentro quell'edificio a Pomezia che poi ci portava i cani? Ha detto incredibile come campava. Sì, sì. A 10 anni sono stati fatti ammortamenti. Mi ricordo. Vuol dire che oltre l'ammortamento, sia tecnico che sia che è fiscale, vuol dire che non prende, che non prende, non riesco a pagare. Bisogna toglierla il prima possibile quella barra, può dare da parlare birbacciolo. Sì, lasciali parlare, Verdi Speranza, lasciali parlare, non me ne frega niente a me. Dani, è questa, te l'ho detto, bisogna vedersi e toglierla dal cellulare. No. Il problema è vedersi. Lei ha fatto la premessa. Prima di iniziare a parlare, guarda, ha fatto la premessa. Vai di fretta Matteo oggi, Paolo non è scacco dei clienti, c'ha tanti clienti, c'è. Oggi c'è proprio tanti clienti. Abbiamo detto così. Sono giuste, vediamo le cose. Informarci chi era. Si starà smattito il povero Paolo. Sì, un po' sì. Ieri era pieno, oggi è pieno. Oggi è pieno, non ti aspettare. Questa sarebbe la barra di prova quando togli l'obiettivo principale. È incredibile, anche durante la settimana è sempre pieno. Eh sì, è una cosa positiva, eh? È molto positiva. Io mi si sentiva il cinghiale dentro, Matteo, era poco condito. No, era buonissimo, buonissimo, si sentiva bene. Sì, esatto. Io voglio vedere il curriculum, ma l'ho detto. Non serve la prenotazione, no? Guarda Speranza, mio padre è molto bravo a cucinare, quando c'era ancora lui, come avere il ristorante in casa. Anche mio padre è bravo a cucinare. Sì, l'abbiamo messa al fatto, dimmela tu, capitendo. Dimmela tu, tanto non era quello da fare. Non abbiamo pensato in modo che dice su lei, non è da fare. No, non sa fare. Io ho detto. La carne è speciale, è morbida, buona. Molto morbida. Ciao Fabri, grazie. Oggi è più buona di ieri la carne qui. Stefano, ciao Matteo, com'è? Bene, bene. Non puoi parlare così, prima di vedere, poi giustificare,
non mi piace le cose, ma adesso fammi vedere chi sono. Cioè Matteo con me che non usi il coltello, perché non me ce trovo, uso la forchetta. È maiale Stefano. Perché la carne è tenera, non serve il coltello, esatto. Oggi i funghi è più buoni di ieri, eh? È più buoni di quelli di ieri, sa come mai? Gioia, bravo Matteo, mastica bene. Love Parrot non sente niente. Allora se riesco a dire non servisti troppo. Adesso fatti proprio di passare un attimo di dire. Siete grandi che rimaste. Sì. Ne sa del rosto anni 90. Guarda, Matteo, oggi ho comprato un orologio. No, io non conosco. Io solo il Casio, conosco l'orologio e basta. A me, cioè, non mi interessa niente di queste cose, capito? A me non mi interessa niente delle cose materiali. Però finché stiamo in vita, bisogna che guardiamo anche quelle. Dopo lasceremo tutto qui. C'è pure Sector come marca, Sector. Verde Speranza, io vorrei quel cestino del pane antico anni 70, mi sa di campagna, cose antiche, è vero, però è carino. Apposta, io ho fatto, adesso mangio l'insalata, poi è finito pure oggi.
niente, tanto vedi, carino. Ragazzi, scusa, vabbè. Ci vuoi poco genovese, no? Vero? Genovese. Matteo, che bello tu e Black Carter. Dopo se c'era mio cugino Luca faceva le battute, faceva ridere, avrebbe fatto ridere. Io netter adesso, fammi finire questa insalata, dopo lo prendo pure io. Grazie Rina, grazie. Io comunque non so erbivoro, sono molto carnivoro. La mangio un po' a stento l'insalata, però è buona. Verde speranza, io ora mangerò un bel mandarino. Marco Poccettone è solo Viscas. Viscas e sì, com'è che si chiama? Quell'altro KitKat.
A me i mandarini mi fanno pensare a quella pasta per lavarsi le mani della fabbrica, la pasta quella antigrasso. Felix non lo mangia, no? La carne la mangia solo la domenica, Romeo. No, perché Romeo è di sorella il gatto, non è mio. Poi dove lo porto? Mi pare che io lo porto in un ristorante. Basta. Fatto. Che non te li magna, Romeo è molto viziato. Apposta, fatto pure oggi. Apposta, grazie a Mikes, di oggi ringrazio Mikes, che sarebbe Michele Svalbard. Ciao Matteo, ciao Svalbard. Oh, John Pandolfi non c'è? Dove sarà andato? Dove sarà John Pandolfi? Adesso un caffè e poi basta. Marco, sei soddisfatto del doppio pasto? Sì, sono soddisfatto. Sono molto soddisfatto. Adesso c'è rimasto solo Absolete che invita a Luca, mio cugino, e forse anche a me qui, forse. Io adesso ordino un caffè, dopo se metti caso che c'è tante persone che non riesco a far portarmelo, vado oltre a prendermelo da solo. Pago e vado via.
ho mangiato le frappe con l'Archemos, nel sano del disinfettante di Umberto I d'Ancona. Infatti pure io avrei detto uguale. Anche a te ti è rimasti impressi i gusti, eh? I sapori, i gusti. Mica da tutti, questa cosa, è una roba speciale. È un dono speciale. Non tutti ce l'hanno. Adesso mi godo questi ultimi minuti e dopo vado via. Come mi cucino Luca, no? Mi cucino Luca tutto soddisfatto al massimo quando era ora da venire qui, e dopo quando era ora da andare via era infelice, insoddisfatto, deluso al massimo. Io le frappe le preferisco con il Archemos, con il cioccolato, con lo zucchero, con velo o con il miele. A me non mi piace proprio le frappe, non preferisco con nessuna di quelle lì, le cose. Nettaro, il gatto nero fa anche bar, sì, c'è pure il bar. C'è alcolici, superalcolici, vini, controvini, c'è tutto, c'è. Uno se può sbizzarrire. Marco Romeo, se lo prendi il caffè di solito dopo i pasti. Oh Marco, che dirai? Cosa dirai? I tramezzini no. Qui fanno le cose fresche, capito, al momento. È come a casa. È uguale. Gusterebbe i tramezzini del mare. Preferisci con l'Archemos, col cioccolato, con nessuno delle quante, capito? Nessuna, Bussoletti. Nessuna di quante. Almeno va a piedi, a passo veloce, 10 all'ora. Passo veloce, non c'è niente. No, passo veloce, camminando veloce, all'ora. 8 modi all'ora. Mentre a me mi gusta le castagnole ripiene, la ricotta e la crema. A me nemmeno le castagnole mi attira. A posto, io vi saluto adesso, fra poco, fra 8 minuti vi saluto e vado via. Carnevale, non ti piacciono le castagnole? No, a me non mi piace nessun dolce di carnevale. Orella di Matteo, da me piatto tipico di carnevale sono i ravioli di gallina con burro e salvia, come dolce ravioli fritti con la crema di castagna. Mai sentito di? Chissà quanto tempo passerà prima da rivedere queste tende.
Netter dice l'Archemus dolce un bel po', a me mi piace l'Archemus. Verde Speranza, a me non piace il carnevale, ma i dolci sì. A me invece nessun dolce di carnevale. La colomba di Pasqua ti piace? La pizza al formaggio salciaiuscolo fradio? La colomba sì, poco però poco. Sono un po' difficile, ho i gusti difficili io. Mancano 67 giorni a Pasqua. E quanto ci vuole? 2 mesi, eh? È 2 mesi. Circa 2 mesi per Pasqua. La colomba accompagna il cantone, ma meno buona. Perché lo chiami canettone, Abisolete, il panettone? Perché lo chiami canettone? Chiamo canettone perché è la moda del 2000, Matteo, se dici il canettone, ah, no, a me non mi interessa, non mi conformo col mondo, assolutamente, il tempo vola, passiamo da Natale a Pasqua e non batte d'occhio, eh sì, io non ho sentite le feste di Natale, non ho manco sentite, non ho sentite per niente le feste di Natale. Adesso mi arriva il caffè, poi vado via. Abisoleta, a me un saggio ha detto la possibilità di vedere la verità e di abbandonare l'esteriorità dal mondo o di continuare a vivere nella falsa realtà quotidiana, e ho scelto quest'ultima. Io invece la prima, io la prima. Io le ho sentite un po', ma solo dal punto di vista religioso. Non so cosa adesso. Niente live qui, questi video proprio qui non vale niente. Se c'era mio cugino sì, però da solo non vale niente. Però almeno ho mangiato bene. E poi un genio mi ha detto che avrei potuto scegliere fra avere una memoria infallibile o un livello enorme. Purtroppo non ricordo cosa ho scelto. Guabo e Solete, cosa dirai? Cosa dirai? Che pensieri sono questi? Aurelia, ma ti portano molto pane durante il pranzo? No, poco, poco pane. 4 pezzi. Niente, non è. Stasera penso che non ci sarà niente, nessuna live. Thank you.
arrivo al caffè. Grazie papà, grazie. Ciao Matteo, cosa sono questi lamenti equivoci? Niente, le persone che smuove nelle sedie e fischia. No, è le sedie. Anzi che non si sente l'audio, però un po' si sente. È buono sul caffè. Ha fatto la battuta con specificazione. Ron Caffè è un marchio di Macerata. A posto, perfetto. Dopo del caffè posso andare via in pace. Vi saluto e grazie amiches e basta. Grazie amiches oggi. Ti saluto col caffè finito.